Anche dall'esilio, l'opposizione bielorussa non interrompe la sua protesta contro il regime di Aleksandr Lukashenko. A Copenaghen, la leader esiliata Svetlana Tikhanovskaya ha partecipato a una marcia di solidarietà al movimento dopo aver incontrato il ministro danese degli esteri, Jeppe Kofod. Pensiamo che se non si dimetterà ci sarà uno sciopero nazionale. Ma anche se le cose andassero diversamente, non interromperemo le proteste, perché la volontà dei cittadini non può essere cambiata. Domenica scadrà l'ultimatum che Tikhanovskaya ha lanciato al capo dello Stato, di cui contesta la rielezione insieme con gran parte dei bielorussi, arrivati a più di 3 mesi di proteste consecutive dal giorno del voto, il 9 agosto. Legitimate right for a free and fair election for democracy.